Da studio Massimo Profeta ha detto che Keita ha cambiato la partita, non solo per il gol, ma perché è cambiato il ritmo di tutta l'Aquila nel momento in cui sei entrato in campo. Poi quel gol anche complicato, perché l'inserimento giusto, lo stacco con i tempi perfetti e poi la palla all'angolino con l'Oliva completamente immobile. No, secondo me il Pocho ha messo una grande palla. Io so che quando entra sul sinistro lui la mette sempre, quindi mi sono buttato e per fortuna è andato dentro. Sono molto contento perché questo gruppo se lo merita. Primo tempo complicato, check con il Notaresco che ha chiuso tutti gli spazi e spesso e volentieri poteva farvi male anche dietro, tante incertezze, e poi quel rigore che poteva tagliarvi le gambe letteralmente, anche perché il pubblico, lo possiamo dire, era un po' deluso, un po' anche infastidito per la vostra prestazione. La Serie D è così, è dura, in tutte le partite dobbiamo dare sempre il massimo, comunque il primo tempo non è stato facile, loro hanno chiuso bene gli spazi e c'era poco spazio per giocare, comunque il secondo tempo siamo entrati molto bene e l'abbiamo vinta e siamo contenti, dai. Ti faccio una domanda, una mia curiosità prima della domanda da studio, pensi di essere pronto per indossare definitivamente la maglia da titolare? Perché oggi, e lo ripetiamo ancora una volta, hai fatto cambiare passo a tutta la tua squadra, non solo a te stesso ovviamente, rispetto alle precedenti esibizioni. Non lo so se sono pronto, comunque io do sempre il massimo e poi sceglie il mister, sono sempre a disposizione, quando entro sul campo do sempre il 100% e poi le scelte decide il mister. Vi ascolta Keita, anzi gli riporto io le vostre curiosità, Marco, Massimo. Lorenzo, la mia è una curiosità sulla sua carriera, perché io insomma l'ho visto giocare contro il Pescara quando militava nell'Entella per 2 anni, soprattutto nel 2015-2016, poi è stato anche in Serie A Bologna, 3 presenze, voglio dire, ha avuto un percorso importante la sua carriera, poi che cosa è successo di fatto? C'è che Massimo Profeta mi chiede tua carriera, un curriculum importantissimo il tuo, anche 3 apparizioni col Bologna, poi cosa è successo a Keita, perché si trova in Serie D e forse questa è una categoria che ti sta stretta? Non lo so, è una domanda complicata, io mi sono, come dire, è difficile da spiegare, comunque io da quando sono, come si dice, come posso spiegare? Qui in Italia, diciamo che sei stato, ecco, sei stato più sul pezzo in questi ultimi anni. Sì, esatto. Poi ho fatto un anno fermo anche, è nata la mia figlia e volevo spendere un po' di tempo con lei, perché comunque da 14 anni che sono sempre fuori casa. Quindi quando è nata la mia figlia ho voluto fermarmi, adesso ho voglia di dimostrare il mio valore. Per mettere ancora più sale a questo argomento, Pagliari, dopo la prestazione con la Civitanovese della prima giornata, disse pubblicamente ai nostri microfoni: Cech deve capire che può e deve fare il calciatore. Ecco, questo è il messaggio più corretto da parte di un allenatore come Giovanni Pagliari. Sì, lui lo sappiamo, è un grande allenatore, dà sempre consigli giusti. Io provo sempre a impegnarmi dopo questo anno fermo, non è stato facile, però sto lavorando tanto per ritrovare la forma fisica e comunque spero di ritrovare presto la mia forma, che giorno dopo giorno sta andando meglio.